Bello a tutti ragazzi, qui è Giulio Interessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui con il primo episodio della carriera con il portiere. È una serie che ho proposto nello scorso Fuck You Time, mi sembra, e in tantissimi mi hanno detto di provare appunto questa serie con il portiere, quindi eccoci qua. In questo episodio giocheremo la prima partita e naturalmente creeremo il nostro portiere. Fatemi sapere qui sotto ragazzi nei commenti se volete il proseguimento di questa serie, che andrà naturalmente insieme alla carriera giocatore, quindi la carriera giocatore non viene accantonata, diciamo, ma è una cosa in più questa carriera con il portiere. Fatemi sapere qui sotto con un commento e lasciate un bel like se volete anche il prossimo episodio di questa carriera con il portiere. Potenziamo anche qui ragazzi gli attributi, più 3 su tutti quanti gli attributi, così da partire con un valore di più 2, diciamo più 3 rispetto a quello che partiremo senza il potenziamento. E per quanto riguarda la squadra ragazzi, in tanti mi avete suggerito, diciamo, di iniziare con una squadra scarsa, perché avremmo ricevuto, diciamo, più tiri in porta. E questa è una cosa giusta, perché io nello scorso Fuck You Time avevo detto che ero un po', diciamo, titubante nell'iniziare questa serie, proprio perché è un po' noioso stare in porta senza ricevere nessun tiro. Quindi se noi scegliamo una squadra tipo ad esempio come il Carpi, che è la squadra con cui ho iniziato, con cui ho deciso di iniziare questa carriera con il portiere, magari ci arriveranno più tiri in porta, visto che affronteremo tutte squadre più forti di noi. Quindi iniziamo con il Carpi. La difficoltà ragazzi, partiamo con esperto. So che alcuni di voi mi hanno detto di mettere campione, ma voglio un attimo vedere com'è la situazione, com'è parare, perché ragazzi non ho mai fatto il portiere su questo FIFA 16. L'ultima volta che ho fatto, mi sembra, una partita con il portiere è stato l'anno scorso, ma l'ho fatto solo una volta. Quindi per il momento mettiamo esperto, poi vediamo un po' come si mette la situazione. Andiamo a creare quindi il nostro giocatore, si chiamerà sempre Giuseppe Marcello, come sempre, come da FIFA 13 che ci chiamiamo così, e quindi il mio nome e il mio cognome. Il numero di maglia naturalmente questa volta non possiamo mettere il 10, il 9, il 7, ma mettiamo il numero 1. Naturalmente non stiamo qui a curare ogni dettaglio del naso, delle orecchie eccetera, ma almeno i capelli li mettiamo normali, poi più simili possibili ai miei. Ecco, magari una sorta così, mi sembra che sono uguali a quelli della carriera giocatore. No, non credo che siano uguali. Comunque dai, facciamo così e siamo a posto. Senza barba, e per il resto ragazzi io direi di rimanere così. Posizione: portiere, stile di gioco tradizionale, acrobatico. Ah ok, sono solo due, tradizionale e acrobatico. Io direi ragazzi mettiamo acrobatico. Vediamo un po' come ci troviamo con acrobatico. Altezza ragazzi, purtroppo non credo di mettermi 1,71 come la mia altezza, 1,72, perché secondo me siamo troppo bassi per fare il portiere. Ci metteremo tipo 1,80. E il peso ci facciamo un po' più magri, così magari siamo più agili. Corpo magro e piede preferito sinistro. 60 kg, va bene, non voglio esagerare, non voglio mettere troppo basso. E andiamo avanti, speriamo di essere titolari ragazzi. La squadra Carpi acquista un nuovo giocatore. Eccoci qua, ci siamo, possiamo fare fin da subito gli allenamenti. Iniziamo ragazzi questa volta a migliorare naturalmente tutti quanti gli attributi del portiere, che sono molto molto di meno rispetto a quelli del giocatore. Facciamo quello del parare i rigori. E per quanto riguarda le altre cose ragazzi, rimessa mani e piedi, e poi non posso fare più niente forse. Posso fare le punizioni, le altre cose che non c'entrano praticamente nulla col portiere forse. Oppure parare le punizioni, sì. No, perché precisione calcio di punizione, mi fanno battere i rigori e le calci di punizione, allora non c'entra nulla. Vabbè, noi comunque ragazzi le mettiamo, magari miglioriamo questi attributi. Rigore con interruzione, le varie cose, ragazzi facciamo tutto, ma anche se non penso che ci aiutino molto a crescere. Guarda, non posso fare neanche più, cioè non posso farne più. Solo questi 4 posso fare ragazzi, però voglio iniziare l'allenamento tipo questo qua. Alcuni li voglio fare ragazzi, almeno per prendere un po' la confidenza con il ruolo del portiere, visto che non ci ho mai giocato. Vediamo un po' come ci dobbiamo almeno tuffare, perché non so nulla. Eccoci qua, siamo in porta, questa volta siamo un po' facilitati perché vediamo dove si muove il cerchino blu. Quindi almeno vediamo un po' la posizione. Ecco qui lì in alto, dovremmo pararla, sì. Forse ragazzi è meglio che gli allenamenti li facciamo noi, così questa volta ci abituiamo veramente al ruolo del portiere. Questo qua dove tira così? Centrale. Tiriamo fuori, ok, va bene. Praticamente si è preso tutta quanta la porta. Il difficile ragazzi verrà quando... questo era bello, però l'ho parato. Questa volta non c'è il cerchio, vediamo un po' se riusciamo a pararla. No, ah mi scala, cavolo, mi scala i punti se ci segnano. Ragazzi qui, cioè va fortuna, qui va fortuna, eh no, zero, ho fatto zero punti. Ho fatto zero punti. Rimesse con i mani e con i piedi. Però non è giusto ragazzi, perché lì va a fortuna. Cioè come fai? È solo fortuna lì. Adesso il rilancio lungo. Questo è un po' più difficile. Il rilancio lungo è... guardate lì dove l'ho buttata. Secondo me ragazzi devo comunque farla con i piedi, penso. Sì, penso di sì. Vediamo se l'ho fatta giusta. Questa sì, ok. Devo farla con i piedi, però non devo caricare tutto. Mi manca l'ultimo. Praticamente l'uomo lì davanti... no, ho caricato troppo forse. Prendila.
Caricato troppo? No, caricato troppo. Però comunque eccellente, ragazzi, 10.000 punti, eccellente. Quindi F e A. Purtroppo F, ragazzi, non dipende da me, la prossima volta li simuliamo. Simuliamo gli altri, ragazzi, che sono le punizioni, quindi non penso che ci sia molto da fare. Vediamo un po', abbiamo preso anche D, quindi stiamo anche migliorando a battere i rigori, le punizioni che a noi non ci interessa. E quindi niente, abbiamo fatto i primi allenamenti e usciamo. Le aspettative per questa stagione, vediamo un po' gli obiettivi. Sono tira una tostazione media di 6, mantieni la porta inviolata per almeno 6 volte, cerca di non subire più di 0.4 gol a partita, mantieni un rapporto parate barra gol subiti di almeno 1.0. Ok, va bene, adesso ci sarà, ragazzi, il solito torneo, diciamo, del precampionato. Però ragazzi, qui ci arriva un'email: ho deciso di mandarti a giocare altrove, per questo motivo ti ho inserito in un elenco di cedibili in prestito. Ti avvertirò se dovessi ricevere un'offerta. A termine del tuo periodo in prestito tornerai alla squadra Carpi, a quel punto riesamineremo la sua situazione. Io però non volevo andare via. Vediamo un po', ragazzi, che offerte ci arrivano, però io volevo rimanere nel Carpi. Comunque, questo qui è il torneo, ragazzi, questo è il nostro girone, squadra che non so neanche a pronunciare. Prima partita, in questo episodio giocheremo solo la prima partita, ragazzi, voglio vedere un po' se questa serie vi piace. Se è così, ragazzi, se arriviamo circa a 200 like, vi porto anche il prossimo episodio, perché a me piace, quindi secondo me la giocherò per conto mio, vediamo un po' se piace anche a voi. Modulo stranissimo, un 3-2-3-1-1. Mai visto un modulo così? Eccoci qui, ragazzi, siamo addirittura al Bernabeu. Il Carpi che gioca al Santiago Bernabeu. E inizia adesso Carpi Bursaspor. Io, ragazzi, questa volta però voglio cambiare la telecamera, perché voglio mettere la telecamera del portiere. Esatto, voglio farla così, ragazzi, perché secondo me è meglio farla così. Così almeno abbiamo un po'... sembriamo più dei portieri. Qui, ragazzi, intanto sto vedendo tutti quanti i comandi per il tuffo, per il tuffo sui piedi, per la parata di anticipo. Questi qui sono da imparare. Comunque, ragazzi, vediamo un po' questa partita. Speriamo che non sia noioso, perché comunque stare qui in porta, non so se qua quanti tiri riceveremo contro queste squadre abbastanza scarse. Attenzione, vediamo se crossa questo. Il cross dentro, esci. Di subito. Prima parata bloccata. Bene, primo tiro bloccato. Via così, rilanciamo. Il rilancio sbagliato. Sì, prima parata e primo rilancio sbagliato della nostra carriera da portiere. Cioè, ragazzi, più o meno posso comandarli io, perché se io premo X quando me lo suggerisce lui, più o meno posso comandarli io, quasi. Attenzione, questi qua ancora sul cross, ragazzi, ancora sul cross. Usciamo noi, di pugno, no? Attenzione, sono fuori, meno male. Questi fanno sempre il solito possesso palla, che mi fanno stare lì col pensiero che tirano da un momento all'altro, invece non fanno nulla. Attenzione qua, tira, Mi sono buttato 10 minuti dopo io. Meno male che non ha beccato la porta. Miglioreremo, ragazzi, col tempo miglioreremo. Questa è la mia prima partita. Il brutto è che fanno questo possesso palla tremendo. Forse se metto difficoltà leggenda, tipo, magari possiamo ricevere più tiri in porta, perché anche loro fanno delle azioni fatte meglio. Cioè, guardate qua, 3 ore, finito anche il primo tempo. Però, ragazzi, nel prossimo episodio faremo una partita a difficoltà leggenda. Attenzione, è uscita, bene, perché sono uscito di pugno così? Mi sembra che l'uscita di pugno, cioè, mi sembra che per uscire e bloccare devo premere forse un altro tasto, non lo so. Qui provo a uscire, ragazzi, sul calcio d'angolo. Io esco di testa, no, bravo. Bravissimo che l'abbiamo presa. Attenti, ragazzi, ultima azione qua, 2 minuti di recupero. Cercando di non fare una papera al 90esimo qui al nostro esordio, sarebbe proprio il colmo. Però se l'è portata fuori, quindi non ci sarà niente. E infatti finisce qui, ragazzi, 0-0 al nostro esordio. Come avevo previsto, ragazzi, le partite sono molto, diciamo, noiose, tra virgolette, perché stando in porta, le azioni che fanno loro fanno praticamente schifo. Cioè, abbiamo ricevuto un tiro in porta, che tra l'altro ci siamo anche buttati in ritardo, e quindi se avesse centrato la porta avrebbe fatto gol. Però comunque, ragazzi, nel prossimo episodio proveremo a giocare a difficoltà leggenda, magari riescono a fare qualche azione fatta meglio e quindi anche a ricevere più tiri. Facciamo anche gli allenamenti, ragazzi, questa volta li simulo, visto che abbiamo fatto pena prima. Di portiere praticamente posso fare solo questi due allenamenti, perché alla fine fare gli altri allenamenti e migliorare le punizioni non so a che cosa serve, però comunque boh, le mettiamo, tanto le andiamo a simulare, tanto simulando ci mettiamo un secondo. E c'è sempre l'ultimo che non posso fare perché non ci sono abbastanza cose da fare. Perfetto, quindi niente, simuliamo questi quattro e vediamo un po' come vanno. F per le rimesse, A per i rigori, quindi almeno per i rigori si è andati bene. Però comunque, ragazzi, si sta migliorando molto molto lentamente. Offerta per il prestito dall'Odense, assolutamente no, ragazzi, io rimango al Carpi al 99%, quindi non credo di cambiare. Ci giocheremo il posto da titolare con chi c'è in squadra. Vediamo un po' le informazioni sulla rosa per vedere se c'è un portiere superiore a noi. Vediamo un po', noi siamo 70 e Borchic con 75. E lui, ragazzi, lui ci farà stare in panchina
tante volte, secondo me. Comunque ragazzi, per questo video è tutto, come sempre vi invito a lasciare un bel like, cerchiamo di arrivare a 200 like per il prossimo episodio della carriera con il portiere. Nel prossimo episodio proveremo la difficoltà leggenda, come ho detto prima, magari ci saranno più tiri e più azioni fatte bene, non solo possesso palle inutile che dopo le partite finiscono tutte quante 0-0. Noi ci vediamo con un prossimo video, ragazzi, cercherò di fare 3 partite ad episodio, così magari vedrete qualche minuto in più, visto che in ogni partita ci sono davvero poche azioni. Quindi per questo episodio è tutto, ragazzi, noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!